Spatriati di Mario Desiati, vincitore della 76esima edizione del Premio Strega. Tre domande al vincitore. Presentaci i tuoi protagonisti, Claudia e Francesco. Claudia è come la pietra di Martina Franca, come la pietra della Valle d'Itria, quindi una di quelle pietre che emergono dal suolo ma che portano con sé la storia, perché sono pietre fossili, perché sono pietre che poi vengono pittate di bianco, imbiancate con la calce e fanno i centri storici bianchi. E invece Francesco è più che una pietra, è una specie di detrito che invece aspira a diventare la pietra con la quale costruiscono i trulli della Valle d'Itria. Però grazie a quei detriti i muretti a secco tengono, perché sono quelli che creano l'equilibrio fra una pietra e l'altra. Il sesso gioca un ruolo importante nel tuo libro. Quanto è stato difficile scriverne? Il sesso non va ignorato, è una parte della vita e va raccontato. Ovviamente va raccontato come lo dovrebbe raccontare, secondo me, uno scrittore, cioè non come semplice imitazione di un atto, ma come interpretazione. Maestro di questo nella nostra narrativa è stato Goffredo Parise, nel senso che lui lo ha raccontato sempre con la giusta distanza, con poesia, ma allo stesso tempo anche mantenendo la crudezza di alcune immagini raccontate con la sua penna veramente fuori dal comune e speciale. Per me resta lui il numero uno in questo modo di raccontare, e chiunque si avvicina a questo tema, secondo me, deve prendere ispirazione da Goffredo Parise. Adesso che hai vinto il Premio Strega, cosa farai? Cercherò il numero di telefono di Claudio Magris e proverò a chiamarlo. Se lui risponde, dall'altra capo della cornetta sento la sua voce, io dirò: ciao collega. Può essere una roba enorme. Mi denuncerà dopo questa cosa.